Pace e bene a tutti. Catechesi seguendo la liturgia del giorno, tempo ordinario nell'anno pari, 18ª settimana, lunedì. Siamo tutti profeti, così il Signore, venendo tra di noi, ha portato la parola del Padre. Lui è il Verbo eterno, il Verbo incarnato, la parola certa, sicura, totalmente vera. Io sono la via, la verità e la vita. E Maria è il tempio di questa parola, l'ambito dove il Vangelo, Gesù, è nella pienezza, perché lei ha detto un sì totale. E il Verbo si è fatto carne in lei, nel suo grembo, nel suo giardino immacolato. Maria è tutto un giardino, anima e corpo, è il giardino di Dio. Man mano, lungo i tempi, Dio ha distribuito la sua parola in attesa della pienezza della parola che è Gesù, il Verbo incarnato, nei profeti. Nell'Antico Testamento alcuni vengono chiamati veri profeti, altri con lo stesso nome, ma sono falsi profeti. Uno di questi è Anania. Lui di Gabon, lui osa profetizzare qualcosa che non viene da Dio. Un giorno davanti ai sacerdoti, davanti al popolo, si mette a gridare a nome di Dio. Siamo dopo la deportazione, quindi la conquista del re di Babilonia, di Gerusalemme, e quindi il re ormai è lontano, vi è un sostituto del re là a Gerusalemme, Sedecia, ma ancora sono tutti sotto il dominio del re di Babilonia. E lui, come falso profeta, osa dire: dentro 2 anni tutti i tesori del tempio ritorneranno, il re ritornerà qui, il re di Giuda, Geconia. Ma ad ascoltarlo c'è un vero profeta, Geremia, il quale dice: Amen, così sia. Speriamo che sia così. Però aggiunge, i profeti, i grandi profeti, di solito hanno annunciato sciagure, stermini, sofferenze. Quando hanno annunciato la pace, la parola di Dio doveva essere confermata da fatti di verità. Vediamo. E lui si allontana, mentre ancora Anania, per dare forza alle parole sue, ma non sono di Dio, spezza il giogo di legno che era intorno al collo del profeta Geremia e dice: così sarà spezzato il regno di Babilonia. Mentre Geremia se ne va, la parola di Dio lo raggiunge e gli dice: va a parlare con Anania e digli che è un falso profeta. E digli che se lui ha rotto un giogo di legno, Dio, io, il Signore, porrò un giogo di ferro, perché tutti dovranno obbedire alla mia parola. Per cui voglio che in questo periodo domini il re di Babilonia. C'è un mistero di presenza del nemico, ma utilizzata dalla onnipotenza di Dio per purificare il suo popolo. E tu gli dirai: tu morirai perché hai preteso di guidare il popolo nella menzogna. E infatti Anania morirà in quello stesso anno. Si realizzerà la parola di Dio su di lui, la morte. Profeti, noi, essendo stati immersi nella vita di Gesù,
sacerdote, re e profeta, portiamo anche noi queste caratteristiche che derivano tutte dal Signore. Siamo profeti, sì, nella misura in cui siamo fedeli alla parola di Dio. C'è una parola sicura, sicurissima in mezzo a noi. C'è un carisma di questo tipo, sì. Il Signore l'ha riservata solo a un uomo, il successore di Pietro, il vicario suo, il vicario di Gesù Cristo. Quando materia e forma, cioè secondo i contenuti che devono essere di tipo dogmatico e morale, e poi una forma solenne, riconoscibile da tutti. Allora, quel sommo pontefice, a nome di Gesù, dei santi apostoli, proclamerà quella verità. Notiamo che lungo la storia della Chiesa questo è avvenuto più volte. Così con il concilio di Nicea, per dire a tutti che Gesù è figlio di Dio, con il concilio del 431 di Efeso, quando la Chiesa ha definito la maternità divina di Maria un dogma, una verità assoluta. Chi non crede a questa verità è fuori della pienezza di verità che si ha solo nella Chiesa, garantita dalla infallibilità data da Gesù a Pietro. Così saranno anche altri dogmi importanti. Ripensiamo a quelli mariani, Maria Immacolata, definita così nel 1854 dal Papa Pio IX, e poi da Pio XII definita Maria Assunta in Cielo. Speriamo ancora in un dogma, quello della Corredentrice, perché Maria Immacolata, essendo senza peccato, ha partecipato in pieno alla redenzione. L'unico Redentore è Gesù, ma in modo partecipato, in modo solenne e straordinario, certo c'è Maria, come insegna il Concilio Ecumenico Vaticano II nella Lumen Gentium. Profeti. L'infallibilità pontificia è un dono, un carisma di ONU. L'altro, che è un dono di magistero ordinario, è diffuso. Però possiamo anche registrare, perfino quindi nella storia della Chiesa, come ci siano dei periodi, perfino dei vescovi, che sono lontani dalla verità. Pensiamo al terzo, quarto e quinto secolo, quando il mondo ariano seguiva la dottrina falsa di un sacerdote ario. Molti vescovi erano ariani e quindi non erano nella verità cattolica. Dio è presente con la persona divina del Verbo in Gesù Cristo. Gesù è Dio. Maria è madre di Dio. Noi saremo nella pienezza della verità se, come profeti, ripeteremo e avremo nel cuore questa verità di Gesù. Se Gesù vivrà in noi, poteva dire San Paolo, io ho i sentimenti di Gesù, io ho i pensieri di Gesù, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Questa trasformazione in Cristo è l'essenziale, il grande annuncio, il grande dono di Dio Padre a ciascuno di noi, incominciando dalla Vergine Madre, a cui chiese di incarnare, donare la sua carne virginale, il suo sangue virginale, il suo cuore virginale, i suoi occhi virginali, il suo seno virginale, per il Verbo che si incarnava in lei. Nell'Eucaristia, noi, ricevendo il Signore Gesù, il Figlio di Dio, veniamo sempre di più ad essere trasformati nella parola eterna in Gesù, e quindi essere profeti in mezzo al mondo, anche quando la profezia dovesse essere disprezzata come quella sulle labbra di Geremia. Ma la profezia, la parola,
non sarà mai incatenata, come diceva San Paolo, anche quando era in prigione in catene, perché la parola di Dio è libera e un giorno sarà nella pienezza dello splendore dei cieli, luce per tutti i beati. Vergine, ricca di ogni beatitudine, fa scendere questa verità, questa sapienza, questa luce nei nostri cuori e sia permanente fino alla luce celestiale del paradiso. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che tutti noi possiamo essere candidi come la Madonna della neve. Pace e bene a tutti.